nuclei familiari con un ISEE fino a 50.000 euro. Il provvedimento ponte per l'assegno unico che arriva in CDM farà partire a luglio la misura per famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, a partire da autonomi e disoccupati, per poi estendere l'assegno nel 2022. Le famiglie con ISEE fino a 7.000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno tre figli. 50 euro in più sono previsti per ciascun figlio disabile. Potrà accedere all'assegno unico chi paga le tasse in Italia e sia qui residente almeno da 2 anni. Sono ammessi i cittadini italiani e UE titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricerca almeno semestrale. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Dal 1 luglio l'assegno unico universale per tutte le famiglie è lanciato alla Leopolda in realtà. Scriverlo in un post su Facebook, Maria Elena Boschi. Grazie alla ministra Elena Bonetti e a tutte le persone che hanno lavorato a questo provvedimento.